caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marcheggiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Via la gara. L'Atalanta ha la difesa peggiore del campionato. Passaggio sulla destra. Tocco morbido. Colpisce. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. È sempre incoraggiante arrivare per primi al tiro in porta. Questo dovrebbe mettere la partita in discesa per loro. Roberto. L'Atalanta non segna fuori casa da diverse partite. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Agostini schiaccia il piede sull'acceleratore. Vuole la profondità. Agostini ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Petagna. Alejandro Gomez effettua il lancio sulla fascia. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Pericolo. Josip Ilicic. Scodella in avanti. Arriva Alejandro Gomez. Petagna la gioca a sinistra. Alejandro Gomez prova a salire sulla fascia sinistra. Cerca spazio. Non può sbagliare. La mette sulla sinistra. Cross di Alejandro Gomez. Colpo di testa. Il difensore recupera il pallone. Cerca di superare la difesa per vie centrali, non ha però il supporto dei compagni. Si libera la grande. C'è il tiro. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Può crossare in aria. La butta dentro. Josip Ilicic. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Petagna. Prova il filtrante. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cristante, palla in avanti, verso il compagno. Bella apertura. Sulla destra. Sulla fascia, è libero. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ed ecco che arriva il fischio, che decreta la fine del primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si parte per la seconda frazione di gioco. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Canales. Agostini. Canales prova la giocata nello spazio. Cerca spazio. Guardaline alza la bandierina.
Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre occasioni. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Lancio lungo del portiere. Petagna. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'Atalanta vuole ripartire dal punto ottenuto la scorsa giornata contro una delle squadre. Pires! Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. È libero di creare pericolo. Sembra che mister... Cross attraversa l'area senza esito. Battuta troppo lunga. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla larga in profondità. Grande movimento nello può concludere. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Petagna. Cerca di lanciare il compagno. Cerca il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Prova a verticalizzare. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Vuole la profondità. Può tentare la conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Incornata! E c'è la rete! Hanno colpito quando ormai non se l'aspettavano più. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Petagna realizza la sua seconda rete in questa stagione. Atalanta si porta in vantaggio 1-0. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Prova la giocata di Fino. Occhio al tiro. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Devono continuare così. La mette in avanti. Conclusione. È un grande riflesso qui. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Cornelius. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ottima giocata. Cross sul secondo palo. Salta e colpisce di testa. Palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro.
Oggi non sono stati certamente fortunati, è vero, però ci sono anche delle colpe sulle quali dovranno riflettere. Che partita ti è sembrata, Luca? L'attacco ha proprio sparato a salve oggi. Devono invertire questa tendenza prima che sia troppo tardi. Credo ci siano per togliere il collegamento. Un rapido ringraziamento a Luca Marchegiani e un saluto a tutti da Fabio Caressa. Paura, 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 paura.